Ciao ragazzi e bentornati sul canale Mac Gabri Collections ed eccoci tornati con il nuovo appuntamento di Costruisci il modellino di Mazinga Z, il grande robot dell'animazione giapponese. In questo video tutorial andremo a fare l'unboxing del fascicolo numero 54 e 55, torniamo a lavorare sulla gamba sinistra e andremo ad assemblare la copertura del ginocchio sinistro completa delle colonne di supporto, poi andremo a montare una piastra circolare e due anelli distanziali e anche una placca di chiusura. Siete pronti per questo nuovo unboxing? Allora iniziamo, vai Mazinga Z! E prima di iniziare l'unboxing mi raccomando lasciate un super like a modellino Mazinga Z al nostro video e poi cliccate qui in basso per iscrivervi al canale Mac Gabri Collections per seguire insieme a noi tutta la costruzione di questo spettacolare modellino. Qui in alto a destra vi lascio il link alla playlist dove potete consultare tutti i tutorial precedenti. E a proposito, andate a vedere l'ultimo video che abbiamo montato in cui abbiamo assemblato la struttura interna del ginocchio destro. Come sapete stiamo lavorando sull'assemblaggio del modellino in alcuni tutorial, mentre sugli altri tutorial, quelli più freschi di Edicola, stiamo assemblando la base espositiva del modellino. Quindi mi raccomando ragazzi, iscrivetevi, seguite tutto quanto perché manca veramente poco al completamento di questo modellino. Ok, detto questo iniziamo un nuovo unboxing e anche oggi è il giorno buono per fare modellismo. Iniziamo. Ed eccolo qui il modellino di Mazinga Z, sembra un piccolo nanerottolo, ragazzi, lo chiamo così perché dopo aver assemblato le strutture interne dei due ginocchi, come potete vedere sembrano dei piccoli piedi, sembra un nanerottolo il Mazinga Z, cioè veramente uno spettacolo. In verità manca tutta l'altra metà della gamba, una vera e propria bestia, cosa che andremo a vedere già in questo tutorial con i nuovi componenti che andremo ad assemblare. Qui sulla destra invece troviamo lo stato attuale dell'assemblaggio della base espositiva con la prima torre. Guardate quanto è alta, veramente uno spettacolo. Ok, questa è la situazione attuale del mio modellino. Ok, dopo questa panoramica iniziamo e andiamo ad assemblare i nuovi componenti. Vai! Diamo quindi uno sguardo al fascicolo numero 54 di Mazinga Z, opera distribuita in edicola dalla Scelte per collezionisti e per modellisti. Allora, questi sono i componenti allegati a questo fascicolo, non vedo l'ora di andarli ad analizzare, specialmente la copertura del ginocchio. Come prima cosa andremo ad assemblare i nuovi colonnini sulla parte inferiore, quindi sulla piastra circolare del ginocchio sinistro, quindi andremo a fare questa bella struttura massiccia, sulla quale poi andremo a posizionare la copertura del ginocchio. Praticamente questo sarà il risultato finale al termine di questa fase di assemblaggio, veramente interessante. Allora, si continua poi con l'incredibile tecnica di Mazinga Z, i raggi fotonici, parte seconda, eccolo qui, con immagini tratte direttamente dal cartone. Ecco qui l'episodio numero 53 di Mazinga Z, la doppia trasformazione di Fighter V1, eccolo qui, mostro meccanico, e qui tutti i momenti salienti dell'episodio. E questa è la fustella allegata a questo fascicolo che a breve andremo ad analizzare. Proseguiamo quindi con il fascicolo numero 55, andiamo a vedere le fasi di assemblaggio. Allora, come prima cosa andremo a montare la placca di chiusura del ginocchio sinistro nella parte inferiore della struttura. Andremo quindi a fissare la parte, questa qui, della copertura. Fatto questo, ci spostiamo a lavorare sull'altra flangia circolare dove andremo a montare quest'altre quattro colonnine, dopodiché andremo ad unire tutto insieme. Questo sarà il risultato finale, praticamente tutta la parte al di sotto del ginocchio della gamba, quindi qui probabilmente si inizierà con l'assemblaggio del piede. E dal prossimo tutorial andremo ad eseguire le stesse operazioni per l'assemblaggio della gamba destra. Si continua poi con il raggio ciclonico. Eccolo qui, guardate che spettacolo ragazzi, non vedo l'ora di accendere quello del nostro Mazinga Z, guardate che bello.
E poi puntata numero 54, un super pugno a razzo, mostro meccanico, lo Jaser J1. Ecco qui tutta la puntata ed ecco i componenti allegati a questa fustella, quindi la flangia e la parte finale del ginocchio. Procediamo. Allora, in questa prima fase andiamo a recuperare il ginocchio sinistro del nostro modellino, perché nella parte inferiore della piastra andremo a montare in corrispondenza di questi quattro fori i quattro colonnini che abbiamo ricevuto, che sono decisamente i più lunghi che fino ad ora abbiamo ricevuto con questo modellino. Questi colonnini sono realizzati, visto la leggerezza, in profilati di alluminio. Eccoli qui, sono realizzati veramente bene, quindi ne andremo a predisporre uno per ognuno di questi quattro fori e li andremo a fissare utilizzando le viti allegate, che sono queste qui, praticamente lunghe. Eccola qui. Ovviamente andiamo a mettere anche una rondella Grover anti-svidamento. Andiamo a predisporle e le andiamo ad avvitare. Ed eccole qui le quattro colonne dopo averle predisposte. Adesso per serrarle bisogna trattenere questa colonnina, perché nella fase di rotazione tende a slittare, quindi è un'operazione abbastanza scomoda. Ok, adesso le vado a serrare correttamente e vediamo il risultato finale. E così è come si presenta la struttura della parte bassa della gamba. Guardate che bella, wow, veramente spettacolare. Si procederà ora con l'assemblaggio della copertura in silicone del ginocchio sinistro. Guardate che bello questo pezzo che va a rivestire tutta la parte del ginocchio. Sicuramente è una parte, diciamo, estetica, che va un po' a coprire la parte posteriore del ginocchio quando si va a eseguire la rotazione della gamba. Quindi ci sarà sicuramente una parte di questa copertura visibile, che esteticamente rimane veramente un bel vedere. Guardate che spettacolo, veramente morbida, con questo effetto tipo ammortizzatore, veramente spettacolare. Allora, come potete vedere, qui ci sono due sfaccettature che dovranno combaciare con la parte superiore della struttura del ginocchio, quindi non facciamo altro che andare a inserire il ginocchio da questo foro, quello più largo, e facciamo coincidere quindi queste sfaccettature con la copertura in silicone. Wow, guardate che bello. Adesso, in corrispondenza di questi fori, andiamo ad avvitare con queste viti che abbiamo ricevuto, però facciamo attenzione perché non dobbiamo serrarle a morte, quindi forte, altrimenti rischiamo di tranciare la parete siliconica. Procediamo quindi con il serraggio utilizzando un cacciavite a croce a punta piccola. Vedete come si deforma la parete siliconica, quindi non serriamo troppo, fermiamoci al punto giusto. Ecco fatto, passiamo dall'altro lato. Ed ecco fatto. Facciamo quindi una panoramica di questa parte della struttura. Guardate che spettacolo. Wow. Ok, adesso procediamo a montare gli altri componenti che abbiamo ricevuto. Procediamo ora con l'assemblaggio della placca di chiusura del ginocchio sinistro, in particolare realizzato in plexiglass molto fino, quindi una plastica molto leggera. Andiamo a rimuovere i due rivestimenti che troviamo sulle due facciate. Queste sono praticamente delle pellicole che vanno a proteggere la superficie di questa plastica, quindi diciamo una pellicola antigraffio. Eccola fatta. Eccola qui. Andiamo quindi ad assemblarla sulla struttura del ginocchio. Facendo ora attenzione alla corretta disposizione della placca,
orientiamo questa, diciamo, parte semicircolare in modo tale che sia praticamente allineata con il perno centrale di questi tre, ossia allineata in corrispondenza di questo perno. Quindi questa è la corretta, diciamo, posizione. Quindi questo foro dovrà coincidere con questo perno. Quindi lo andiamo a allineare in questo modo. Fate attenzione alle immagini, diciamo, proposte dal fascicolo, in modo tale da poterla inserire correttamente. Ok, a questo punto facciamo proprio inserire i quattro perni all'interno dei fori. Vedete, adesso l'allineamento si vede correttamente, quindi questa parte semicircolare deve passare attraverso questa linea in corrispondenza di questo perno centrale, quindi in mezzo a questi due, quindi non possiamo sbagliare, che dovrebbe essere, se non erro, la parte posteriore della gamba. E quindi non facciamo altro che spingere la placca fino giù in fondo, e come potete vedere i quattro fori coincidono con quelli della copertura in silicone. In corrispondenza ora di questi quattro fori andremo a inserire le viti flangiate, e dalla parte posteriore andiamo a serrare il tutto con il piccolo dado che abbiamo ricevuto. Ok, adesso vado a fare questa operazione e vediamo il risultato finale. Ed ecco come si presenta la struttura della gamba, la parte bassa al termine di questa fase di assemblaggio. Questa è la placca di chiusura. Guardate che spettacolo, ragazzi, l'effetto ottenuto. Questa placca guida quindi la copertura del ginocchio lungo i quattro colonnini che abbiamo appena assemblato. Guardate che bello, veramente un bel oggetto. Orientiamo ora la nostra struttura in questo modo, quindi dalla parte inferiore andiamo a individuare la tacca semicircolare in corrispondenza di questo perno. Quindi, tenendo come riferimento questo perno, andiamo a lavorare su questi due perni, sulla quale andiamo a inserire i due distanziali che abbiamo ricevuto, quindi uno su questo perno e uno su quello opposto. Ecco fatto. Ricopriamo ora l'altra piastra circolare che abbiamo ricevuto, realizzata in metallo, e in corrispondenza di questi quattro fori, quindi 1, 2, 3 e 4, diciamo i quattro fori quelli più interni, andiamo a fissare gli altri quattro colonnini che abbiamo ricevuto. Quindi adesso li vado a predisporre con la vite e poi li andiamo a serrare. E così è come si presenta questa piastra cilindrica dopo aver assemblato i quattro colonnini. Andiamo ora a completare questa fase di assemblaggio andando a inserire questa nuova piastra in corrispondenza di questi quattro perni. Allora, va allineata in modo tale che queste due fessure semicircolari siano allineate con i perni sulla quale abbiamo inserito i due distanziali, quindi esattamente in questo modo, e la staffa va orientata così, ossia con i perni rivolti verso l'alto. Quindi facciamo un po' di pressione e l'andiamo a inserire all'interno. Ecco qui, diciamo che questa flangia al momento rimarrà così scorrevole. Verifichiamo l'allineamento, eccolo qui. Ed ecco come si presenta la struttura della parte bassa della gamba sinistra al termine di questa fase di assemblaggio. Guardate che bel pezzo. Quindi abbiamo assemblato tantissimi componenti, tutti in metallo. Poi la funzionalità di questi distanziali e di questa flangia, diciamo, che scorre su questi perni, l'andremo a scoprire nei prossimi video tutorial. Bene amici, ed eccoci arrivati al termine di questo video tutorial. Così è come si presenta il modellino di Mazinga Z. Tutta un'altra cosa, ragazzi, tutto un altro aspetto rispetto a prima. Guardate che spettacolo, la nostra gamba sinistra quasi
completata, tutta la struttura interna veramente bella. Bene, nel prossimo video tutorial andremo ad eseguire la stessa operazione per la gamba destra. Allora, il video tutorial finisce qui, mi raccomando lasciate un super like al modellino di Mazinga Z al nostro video e poi cliccate qui in basso per iscrivervi al canale Mac Gabri Collections. Allora io vi lascio con questa bellissima panoramica e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!